Benvenuti a una nuova puntata di EQTV Racconta. Oggi, come sempre, continueremo insieme il nostro viaggio alla scoperta di nuove storie. Se siete pronti, possiamo cominciare. Sempre per la serie Les Italiennes, oggi siamo con Mario Baratti, gentleman di successo, poi assistant trainer di Mario Botti in Inghilterra e nelle ultime stagioni allenatore in Francia. Per la sua educazione e per il suo amore verso il puro sangue lo abbiamo addirittura paragonato a Luca Cumani. E adesso sta a lui imitarlo per le prossime vittorie. Il suo 2022 e i sogni per il 2023 in questa intervista. Per la serie Les Italiennes, un altro grande protagonista sugli ippodromi francesi, Mario Baratti. Non fatemi ingannare dal titolo, l'erede di Cumani. Io ho conosciuto Sergio, ho conosciuto Luca, è un augurio che diventi come i Cumani. Ma io l'erede dei Cumani intendo per l'educazione, la gentilezza, la conoscenza, il modo di approcciarsi nei confronti dei proprietari, nei confronti dei cavalli. E allora l'erede dei Cumani ci racconta la sua storia, Mario Baratti. Ho avuto più maestri, sono stato molto fortunato perché ho iniziato con Borromeo, che poi ha indirizzato un po' la mia carriera. Marco Botti, molto bravo, sono passato per Jim Bolger e infine Pascal Varigo in Francia. Ma non hai nominato il tuo vero grande maestro, tuo zio? Filippo Grasso, Caprioli. Come gentleman sicuramente da dove è iniziata un po' la mia passione e sicuramente per montare a cavallo ho imparato tanto da lui quando ero più giovane. Qual è stata la tua grande vittoria da gentleman? Quella che non dimentichi? Ma forse qua a Deauville, la Coppa delle Nazioni. È stata una bella emozione. Berit Weber che ha ancora il meilleur avec à l'extérieur Mario Baratti Zerenem qui viene de plus en plus fort, c'est le numero 3, Mario Baratti Zerenem qui s'impose devant le numero 4. Qualità compensano i difetti, quindi ognuno ha i propri difetti, qualità imparare dagli errori soprattutto. Sono stato fortunato ad avere una cavalla che reputo molto buona. È stata Bayon Mins, che ha debuttato l'anno scorso, a fine anno, a novembre, che se la mai della debutto. È una cavalla che ha corso 6 volte, ha vinto 3 volte, è vincitrice della Prix Bagatelle a Listed Race a Chantilly. Rodeau qui trouve maintenant une magnifique action au centre qui vient terrasser l'opposition pour Mario Baratti, la victoire numéro 2, Bayon Mins et Simon Plan. Seconda qua in gruppo 3 a Deauville e poi è quinta nelle San Chariot, pur avendo viaggiato nel migliore dei modi. Sono stato un anno insomma molto soddisfacente per me. E poi ho due anni qui che stimo parecchio, che c'è terzo il giorno dell'Arc, il sabato dell'Arc, la corsa arcana, si chiama Angers. Le numéro 7, Angers, est maintenant à l'extérieur en quatrième position. Souzac avec Denmark de mieux en mieux à son extérieur. Souzac devant Denmark, accompagné par le numéro 7, Angers. Souzac devant Denmark. La troisième place reviendra au numéro 7, Angers. Prospettive di fare meglio del 2022, sempre cerchiamo di crescere. Avremo più yearling, sembra con un po' più di qualità dell'anno scorso. Quindi sicuramente per adesso abbiamo vinto 14 corse con una percentuale corretta, direi, tante piazze. In 2 anni ha un programma aperto, inizierà da una classe 2 e poi cercheremo di montare. Avec Angers qui a toujours le meilleur côté corde, Cognac qui termine bien, Angers Cognac peut-être dans cet ordre. Immaginate la possibilità di esprimere un desiderio e il piacere di ricevere una sorpresa inaspettata, e la dolce sensazione di sentirsi importanti per qualcuno.
E adesso immaginate di poter rendere reale tutto questo. Ed è per questo che vi portiamo con noi a scoprire il progetto dei nipoti di Babbo Natale, grazie al quale tanti anziani che vivono nelle RSA possono vedere realizzati i propri desideri. Un piccolo gesto che si trasforma in una grande magia. Fai felice un anziano a Natale. Questo è lo slogan del progetto I Nipoti di Babbo Natale. Da un'idea proposta da Caterina Newman, una ragazza originaria della Repubblica Ceca, nel 2017. La radio nazionale del suo paese ha realizzato e promosso questo progetto, al quale hanno partecipato centinaia di case di riposo e grazie alla quale quasi 14.000 anziani hanno visto realizzato un desiderio. Un progetto semplice e pieno di vita, che l'associazione di Un Sorriso in Più Onlus ha subito abbracciato con entusiasmo, affinché nessun anziano si senta più solo a Natale. Vedere i propri desideri realizzati è un momento di gioia e di gratificazione, soprattutto per gli anziani che vivono nelle RSA. Sapere che qualcuno ha pensato a loro, sapere che qualcuno ha dedicato del tempo e delle risorse per regalare loro un momento di felicità li fa sentire importanti e soprattutto meno soli. Allo stesso tempo, ogni persona che avrà aiutato la realizzazione di questo sogno potrà vivere e sperimentare la gioia del dono, ritrovando così il vero senso del Natale. E qui entra in gioco l'Ippodromo di Vinovo, sempre in linea quando c'è da sposare momenti solidali, che contattato dalla RSA Ospedale Poveri Infermi di Strambino, ad un centinaio di chilometri da Vinovo, ha subito abbracciato l'idea di poter, tramite Filippo, far felice un nonnino che aveva come desiderio di poter riaccarezzare i suoi adorati cavalli. Nel mio habitat. Eccoci qua. Pietro, buongiorno, buongiorno, ben arrivato. Grazie. Qui è la mia vita. Allora, ma come mai la sua vita ai cavalli? Le ho tenute, ne avevo 5, dicevo con loro. Questo è un puledrino? È piccolo. No, è piccolo, è bravo. Sono così. Ah, che bello. Anche il colore. Pietro, ma per lei che cosa sono i cavalli? Che cosa rappresentano? È un animale che batte tutte le cose, un animale che è oltre il limite. Si affeziona al padrone. Il padrone si affeziona anche a lui più di tutti. E poi quando uno arriva le sente già, i cavalli sente già, nitriscono già da distante. Io ad esempio le parlavo con loro, ho fatto una piccola casina proprio, no? Per tenerli. E sentivano già la macchina arrivare, se non arrivava la mia non facevano, sentivano la mia, sentivano già che nitrivano e venivano lì incontro a mangiare. Non mordere, è piccolo. Senta Pietro, ma come mai lei come desiderio più grande aveva questo di poter rivedere, ritoccare i cavalli? Mi è sempre piaciuto il cavallo. Pietro è un uomo a questo punto di cavalli da quando era giovane, dal suo amico Mir che gli è rimasto nel cuore. Ha mai avuto un cavallo del cuore? Sì. Come si chiamava? Quello lì era... Mir? Mir, quello lì era l'amore. Lei aveva il desiderio di accarezzare nuovamente il cavallo. Ah sì, è da poco non lo accarezzavo più. E oggi cosa prova? Provo che... mi sanguina un po' il cuore, perché vedere qui e non averlo io. Con questo desiderio, penso, con l'associazione Nipoti di Babbo Natale, in questo caso Filippo, e tutti quelli che mi sono stati vicino, dalla Sana con Luca Arnaboldi, con la nostra direttrice Patrizia Bevacqua, e la Croce Rossa di Strambino, il mio collega Alberto Di Ghera, che siamo riusciti a realizzare il suo desiderio.
un'amica mi aveva raccontato di questa opportunità e ho guardato sul sito dell'associazione, ho visto che c'era ancora il desiderio di Pietro inespresso e allora ho pensato di fargli un regalo particolare per Natale. Come nasce la passione per i cavalli? L'ho sempre avuto anche da piccolo, perché venivano a casa mia, una volta mio padre ha fatto una casa e venivano quelle persone che portavano una ghiaia e tutto, no? E tutte queste personaggi lì avevano tutti il cavallo, allora si andava vicino a questo cavallo. Non capita spesso che le persone facciano dei regali a persone che non conoscono, come mai questa tua voglia? Ma io ho conosciuto solo una nonna, i nonni non li ho mai conosciuti e quindi l'idea di fare un regalo a un nonno che non conoscevo mi è parsa una bella cosa da fare a Natale, ecco. Adesso che l'ho visto sono geloso che non ce l'ho io. E io in tutta la mia vita avevo mai visto così una struttura con tutte queste box. La prima volta. Adesso che hai conosciuto Pietro, che effetto ti ha fatto questo uomo? Ha una bella storia e soprattutto ha una passione smisurata per i cavalli, quindi il suo desiderio era ben fondato, è simpaticissimo e poi è bello energico, quindi penso che cose da raccontare oggi ne avrà abbastanza. Passa via il treno da sì? Sì! Oh, basta, no! Ok, bello! Cosa ti ha colpito di più di lui? Penso alla sua passione per i cavalli e ancora al suo modo di essere felice, di sorprendersi, anche perché tutti i cavalli che vedeva si fermava e raccontava di tutto e di più. Quindi è una persona che ha ancora tanta voglia di vivere, di essere felice. Tu come ti senti adesso dopo che hai realizzato il sogno di questo nonnino che quando è andato via continuava a ringraziarci ed era anche comunque molto emozionato? No, ero felice per lui, ero felice perché era un sogno che aveva da un po' di tempo e sono contento di averlo aiutato ad esaudirlo. Sei più contento te di aver Forse esaudito? Forse più io. È vero? Di lui, sì. Sì. Cioè, prima mi interessava prenderne uno, adesso ne voglio prendere 4-5. Lo dico col cuore, non con la bocca. Sì, perché è da poco che non vedevo tanti cavalli. Anche uno, non può che non lo vedevo. Meno male. Ciao, sì, arrivederci. Sì. Auguri, buone feste. Ti saluti con la mano. Comunque vi ringrazio, hai fatto un bel regalo per Natale. Non pensavo tutta questa accoglienza così. Quindi è un bel regalo? Ma già che è un bel regalo. Non mi aspettavo così tanti cavalli da vederli insieme. E ben tenuti, spazzolati e tenuti bene. Ebbene, termina qui questo servizio, uno di quei servizi del cuore, un servizio che rimarrà sicuramente impresso per tanto tempo a noi che l'abbiamo realizzato, a voi che l'avete visto, ma soprattutto rimarrà nel cuore di Pietro e di Filippo. E allora in questa magica atmosfera natalizia non ci rimane che augurarvi buone feste. I will cross the barren desert. I will walk among the fires. I will run to the deepest corner. See you face to face. You are my present and my future. The reason I am safe. Oggi vi portiamo in un luogo sperduto sull'Appennino Parmense, dove regnano pace e armonia. L'armonia che è alla base della filosofia di Giulia Gaibazzi, che ricerca con il cavallo un rapporto autentico basato sullo scambio reciproco. Andiamo a conoscerla meglio. Sono Giulia Gaibazzi e sono la fondatrice della filosofia equestre Equitazione in Armonia. Equitazione in Armonia racchiude la mia esperienza e la mia passione per i cavalli e per il loro benessere in ambito gestionale, relazionale, etologico sia tra conspecifici che con l'uomo
e poi l'aspetto equestre, proprio di pratica equestre al loro fianco. La mia passione nasce come forse per molti un'ossessione, fin da bambina, è stato qualcosa nel sangue fin da sempre, a partire dall'odore dei cavalli, quanto è buono l'odore dei cavalli. E sono sempre stata molto fortunata perché ho avuto la possibilità di stare in loro compagnia, di avere fin da bambina i cavalli a casa, fino ad avere un piccolo branco con cui passavo letteralmente i giorni e le notti, e poi poter cominciare a lavorare presto con loro e per loro. È un posto magico questo, ci troviamo nel mio rifugio, è proprio un rifugio, non esiste neanche su Google Maps, volutamente, e è sperduto nell'Appennino Parmense, e qui è il posto dove io, la mia famiglia e i miei cavalli, i cavalli ospiti, viviamo in un ambiente ristretto e di benessere reciproco in mezzo ai boschi. I cavalli presenti qui a Predarezzo sono 7, sono stati scelti, sono una famiglia di fatto, quindi per noi i proprietari sono inseparabili. Nascono da una prima coppia che sono Honey, la mia cavalla più anziana, e Asphalot, che sono insieme da 15 anni, sono proprio una coppia. E poi gli altri cavalli che vivono con loro sono stati scelti tutti da situazioni di recupero, quindi sono tutti cavalli con un loro passato comunque. Dovendo scegliere i nostri partner per la vita, abbiamo scelto i cavalli che avevano secondo noi bisogno, e sono tanti comunque i cavalli che hanno bisogno di aiuto. E poi separati in realtà abbiamo 2 cavalli che vivono insieme, sembrano un mini gruppo, sono pochi, ma perché uno dei due è stallone, e anche questo è un buon messaggio che vorrei portare, cioè che gli stalloni possono vivere in socialità con le dovute attenzioni, ma sono grandissimi amici. Allora, la mia formazione nasce fin da bambina nel natural horsemanship, poi una formazione di 2 anni al fianco di un veterinario per prepararmi per la gestione naturale. Questo mi ha dato le competenze di gestire i cavalli in gruppi, come fare le introduzioni, l'alimentazione e fino alla gestione anche del piede scalzo. Infatti tutti i nostri cavalli sono scalzi. E quindi mi sono laureata in biologia grazie proprio a una tesi sul comportamento del cavallo. E poi ho pensato di scegliere quella che allora mi pareva la scuola più completa nella preparazione atletica e ginnica del cavallo, che era l'École de Légèreté. Sono diventata un istruttore di questa scuola, che è ben radicata a livello mondiale, per poi decidere di portare avanti solo il mio marchio, quindi equitazione in armonia, che mi permette però di essere veramente me stessa, quindi di riunire questa mia formazione generale per il cavallo. Allora, le giornate tipo sono molto diverse a seconda che io sia in questo mio rifugio personale, e la giornata tipo è nella preparazione dei cavalli, quindi questi 7 cavalli sono tutti in lavoro e molti me ne occupo io e le persone che i proprietari. E invece la giornata tipo poi è molto diversa nei weekend, quando io giro per l'Italia a tenere corsi e quindi a formare le persone su come sviluppare una relazione di amicizia con il loro cavallo, come gestirlo in maniera efficace per il suo benessere e soprattutto come fare un'equitazione che sia di qualità e rispettosa per l'animale. Ti corica? Attento quando si alza. Ah, che bello, Lei è Keep on Search, è una puro sangue inglese che è stata ritirata dal mondo delle corse, una cavalla in cui hanno creduto moltissimo i suoi allenatori, allevatori, però poi, come molti di questi cavalli, non era abbastanza veloce e quindi è stata ritirata da questo ambiente e svenduta rispetto alle aspettative comunque che avevano per lei. E io stavo cercando in questo momento un cavallo per me, un cavallo che fosse il portavoce comunque di un messaggio. Ho scelto una puro sangue inglese perché
sono cavalli veramente intelligentissimi, iper mega sensibili, e quindi volevo fare questa lunga esperienza, perché è un'esperienza per la vita, per me stessa, per rifinire la mia equitazione, perché è un'equitazione bella per il puro sangue, sicuramente una equitazione di estrema sensibilità e leggerezza, e poi anche per documentare la sua storia attraverso un progetto che si chiama Seconda Vita di Keep and Search, e in cui descrivo tutta la sua conversione dalle piste alla sella, compresa la gestione naturale, l'introduzione in branco, il cambio di alimentazione, il passaggio da una muscolatura e da galoppo a una muscolatura da sella, e anche la transizione a piede scalzo. Si rivolgono a me persone che amano il loro cavallo, che non hanno alcuna intenzione di disfarsene e che cercano delle soluzioni non a breve termine ma a lungo termine, proprio perché credono in una relazione di amicizia negli anni. Spesso si rivolgono a persone che gli è stato detto di cambiare cavallo o che questi cavalli manifestano problematiche da fisiche a comportamentali o cavalli non più sani, e possibilmente spero di poter intervenire prima che siano dichiarati non più sani, però che vogliono comunque investire tempo e portare avanti la relazione con il loro amico, e ci riusciamo. Però devo dire che ci sono come due ambienti nettamente separati, quindi un ambiente in favore del benessere del cavallo, in cui siamo davvero in tanti e ormai si trova molto facilmente, ci sono varie possibilità e varie scelte all'interno di questo stesso ambiente, quindi presente sul territorio, e poi parallelamente c'è invece un ambiente più tradizionale in cui è molto molto difficile entrare, e parlare di benessere è ancora veramente molto importante e molto necessario. Nei miei obiettivi c'è un mondo equestre in cui, per quanto si voglia e si intenda praticare equitazione con i cavalli, sia un'equitazione con il cavallo, al fianco del cavallo, quindi in cui il cavallo non sia un mezzo, e in cui questo consumismo che invade le nostre vite umane, quindi che riguarda tutta la nostra vita, non si estenda così fortemente, così pesantemente come al mondo dei cavalli. Spero, portando questo esempio, di migliorare anche la vita dell'uomo, non solo quella dei cavalli. Questa puntata di EcoTV Racconta finisce qui, ma noi vi aspettiamo alla prossima con nuove storie da scoprire e da vivere insieme. A presto!